state ascoltando, era quello che ascoltavate. Sua tu per gusto, siamo su Radio DJ. Luca, sì. Io sono confuso. No, siamo entrati, siamo in un sacco di persone. Ciao a tutti, ciao, ci siete mancati, bellissimo. Sì, vabbè, bellissimo. Ciao, che fai qua? No, ho portato un amico che ti voleva dare una cosa molto importante. Lui si chiama Gianluca Neri e voleva... Niente, io toglierei questa musichetta, scusami. Ah, cioè, quindi... Simo. No, si fa seria la cosa. La cosa si fa molto seria, sì, perché ci vuole una musica solenne, perché è arrivato un momento veramente... Importante, forte. Io c'ho già la pelle d'oca, ma un paio di giorni che ce l'ho. Quindi passo la parola al mio amico Gianluca. Meno male che mi ha introdotto, perché ho detto, se entro in studio da solo non sa chi sono, mi mena. No. Invece io... Allora, tra le tante cose che faccio nella vita, perso, organizzo la Blockfest, e come probabilmente sai, alla Blockfest hai vinto uno, sono i premi della rete italiana. Ma che stai dicendo? Ti hanno votato in un sacco di gente, poi se vuoi ti do i dati. Ma e hai vinto il premio come personalità in rete dell'anno. Ma che stai dicendo? Ma non ci credo! ma che fico! Ma macchia nera, ma che fico! Ma aspettate, un attimo, no, ragazzi. Fermi, no, aspetta, stai calmo, fai una finta lacrima. Scusa Simone, c'hai una musica per una dichiarazione? Va, è fintissimo. Ok, adesso Guglielmo per tutta l'Italia rilascerà una dichiarazione. Io veramente, quindi sto in una chiesa, sto lasciando questa dichiarazione. Questo è il premio rupestre. Allora, io nella vita sono tante le cose che reputavo impossibili. Volare, e infatti ancora questa cosa non lo faccio. Ci sto lavorando, sì, insomma. Fino ad adesso si cammina solo sull'acqua, qualche passettino. Comunque, un'altra cosa che ho sempre sognato era appunto quella lì di poter creare un esercito di cloni miei. Ci sto lavorando anche su quello. Sì. Un'altra cosa era proprio vincere questo premio di migliore personalità in rete. Gli altri erano pure bravi, erano molto meglio, ragazzi. Vuoi sapere chi hai battuto? Mai. Allora, hai battuto Marco Travaglio, Fiorello, Sonia Peronaci, quella di Giallo Zafferano, Beppe Grillo, Matteo Renzi e poi un po' di gente della rete, Chiara Ferragni, che è quella famosa. Certo, la conosco benissimo. Ma ti puoi candidare alle elezioni adesso, ti rendi conto? No, più che altro, ragazzi, viviamo in un italiaccio, però comunque a parte gli scherzi. Grazie mille, oddio, stringiamoci la mano, abbracciamoci. Ora capisco tutto, ma che bello, ragazzi, sono proprio contento. Questo qui non aiuterà per niente il mio egocentrismo. Grazie mille. No, grazie mille davvero a tutti quanti, grazie. Dai, ma che cosa bella. Adesso io, naturalmente, ascoltiamo un attimo i Deadmau5, The Welt, e poi andiamo di là, ne parliamo. Io smetterò di balbettare per finta, di piangere per finta, e comincerò a ringraziarvi a tutti quanti. A tra poco, ascoltiamola.